Questo è l'imprendipromotore, quando il consulente finanziario diventa imprenditore. Perché la fiducia può accelerare il raggiungimento dei tuoi risultati? Perché un clima di sfiducia provoca costi immani alla società e anche alla tua impresa? Come aumentare la fiducia? Scopri le strategie più efficaci per poter migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario. Questo è l'imprendipromotore con Enrico Florentino. Ciao e grazie per aver deciso quest'oggi di stare in mia compagnia ascoltando la puntata numero 51 dell'Imprendipromotore Podcast. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Prima di cominciare questo episodio, prenditi un momento per iscriverti a questo podcast e se ti va, lascia una recensione. La puntata di oggi è offerta dalla Imprendipromotore Academy, la prima Academy italiana dedicata interamente allo sviluppo dell'imprenditorialità dei consulenti finanziari. Se vuoi far crescere la tua impresa di consulenza finanziaria, la Imprendipromotore Academy sarà in grado di fornirti tutti i supporti per far crescere il tuo business. Per info e per iscriverti alla lista d'attesa, digita www.imprendipromotore.it/academy. Ripeto, www.imprendipromotore.it/academy. Academy scritto con una C e con la Y finale. La fiducia. Quanto è importante nelle relazioni umane? Quanto nelle relazioni di business? Nella puntata di oggi voglio parlare approfonditamente di un tema rappresentato appunto dalla fiducia che è centrale, ritengo, nell'attività di chi fa il consulente finanziario. In realtà è centrale in ogni tipologia di relazione, ma visto che siamo all'interno dell'Imprendipromotore Podcast, chiaramente il focus è proprio rivolto alla fiducia all'interno della relazione di business tra un consulente e appunto un cliente. Quanto la fiducia è in grado di poter dare accelerazione al conseguimento dei risultati? Dal mio punto di vista ritengo tantissimo, per questo vale la pena di continuare a costruire un clima di fiducia tra te e i tuoi clienti e tutte le persone che gravitano intorno alla tua impresa di consulenza finanziaria. Ed è per questo che ho voluto proprio dedicare quest'oggi a questo tema un'intera puntata del podcast e proprio dall'etimologia della parola fiducia che oggi vorrei partire per appunto affrontare approfonditamente e tutto ciò che ruota intorno alla fiducia, ma soprattutto di quanto sia importante la fiducia, di quanto questa debba essere coltivata da te che fai il consulente finanziario, proprio per poter rafforzare, ma te ne renderai conto fra poco, anche per poter dare una fortissima accelerazione a quella che è la performance della tua impresa di consulenza finanziaria. Allora, partiamo proprio dal tema della fiducia e innanzitutto di solito mi piace moltissimo andare a consultare il dizionario per comprendere bene anche quello che è il significato e anche l'etimologia di ciascuna parola. Questo è ormai una abitudine che ho assunto ormai da tanto tempo e che mi aiuta effettivamente a dare il giusto peso anche alle parole, perché devi sapere che molto spesso nel momento in cui noi utilizziamo una parola spesso diamo per scontato il reale significato. In realtà andare a valutare con attenzione le parole aiuta tantissimo anche a ridare loro il giusto peso, il giusto valore, cosa che è fondamentale in termini comunicativi. Allora, il dizionario Treccani dice che fiducia deriva dal latino fidere, che è appunto fidare, confidare. E di fatto una definizione che viene data appunto sul tema della fiducia, una delle tante che poi tu potresti andare a riscontrare in vari dizionari, è appunto questo: atteggiamento verso altri o verso se stessi che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni per cui si confida nelle altrui
o proprie possibilità e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità. Da questo punto di vista, devo dire che il tema della fiducia è fondamentale, specialmente nel momento in cui noi ci fidiamo di qualcuno. Mi fido di te, per esempio. Quante volte un cliente ci ha espresso la sua fiducia attraverso questa frase? Una frase che, non ti nascondo, talune volte spaventa, ha spaventato anche me, per il tipo di peso in termini di responsabilità che porta connaturato e che si trasferisce di fatto direttamente al consulente finanziario. E ripeto, a parte una circostanza che è unica, ovvero quella dell'essere di fronte, purtroppo, e capita, ad un cliente infedele, e che in realtà nell'esprimere questa frase sottende la volontà di avere le mani libere successivamente in caso le cose volgano al peggio, quindi in qualche modo fare lo scarico delle responsabilità sul consulente finanziario. Nella maggior parte dei casi invece, al contrario, e fortunatamente sottolineo, questa frase a cui è legata una forte emozione da parte del cliente, non dimentichiamoci che nel momento in cui arriviamo ad esprimere una frase di così grande valore, mi fido di te, vuol dire che di fatto stiamo comunicando anche che il tipo di rapporto che c'è, che si instaura tra noi e un'altra persona, e quindi nel caso specifico tuo, tra il cliente che appunto ti esprime questa frase e te che fai il consulente, di fatto è a sottolineare anche la profondità che c'è tra di voi in termini appunto di relazione. E tanto è vero che molto spesso è facile anche abbinare il tema della fiducia a come intendiamo un qualcosa di simile all'amore. È un qualcosa di soffice, è un qualcosa di astratto. In realtà la fiducia, a mio modo di vedere, è assolutamente misurabile. Lo è un fattore molto concreto che si può misurare ed è tra l'altro un fattore a cui tutti quanti noi che svolgiamo un'attività imprenditoriale dovremmo dedicare del tempo per poterlo coltivare, per poterlo far crescere. Anche perché la fiducia di fatto rende tutto migliore. Aumenta per esempio la velocità con le quali le cose avvengono, abbassando tra l'altro notevolmente quelli che possono essere dei costi emotivi, ma te ne renderai conto fra poco anche di costi reali, veri e propri, che la malfidenza, il fatto di non fidarsi, portano a poi sia l'impresa o anche nelle relazioni le persone proprio a sostenere questo tipo, questa tipologia di costi. Devo dirti che i tempi, non so quale sia la tua opinione, ma più mi guardo intorno, specialmente negli ultimi anni si è tanto inasprita questa situazione, purtroppo in negativo, i tempi che stiamo vivendo non sono i migliori dal punto di vista della fiducia. Se infatti vado a confrontare il mood, il sentimento, gli stessi toni di comunicazione che riscontro per esempio sui social network, anche sui giornali, non tutti ma su molti, che probabilmente cercano di lavorare proprio sulla diffidenza e sul cinismo, probabilmente certe volte per poter vendere anche qualche copia in più, e mi rendo conto di quanto la fiducia in realtà, proprio nel momento in cui viene a mancare, conti e conti veramente. Perché? Perché di fatto un ambiente dove c'è una fiducia e c'è fiducia reciproca tra tutti gli attori presenti nello stesso momento storico, nello stesso contesto, è indubbio che possa permettere di crescere, di fare in modo che si sviluppino meglio le relazioni, dove c'è anche c'è una percezione del sentimento di sicurezza
che è molto differente da quella che abbiamo oggi e che peraltro però, attenzione, specialmente sul sentimento di sicurezza, non corrisponde in realtà ai dati reali, perché il percepito, me ne rendo conto, è quello di vivere in un momento di insicurezza, ma se ti dovesse capitare di leggere due bellissimi libri, uno intitolato Illuminismo adesso di Steven Pinker, l'altro Factfulness di Ansa Rosling, in ambedue questi libri è evidenziato a chiarissime lettere di quanto oggi, in questo preciso epoca, il mondo dal punto di vista della sicurezza non abbia mai conosciuto una situazione così tranquilla rispetto ad epoche precedenti. Perché? Perché lo dicono ovviamente le statistiche portate da tutti i governi a livello mondiale. E quando ti fidi di qualcuno, degli altri, è indubbio che tu ti senta sicuro delle loro capacità di fare qualcosa, essenzialmente di fare del bene o quantomeno di non farti o di procurarti danno o di non farti del male. E pensa per esempio a tutto il sistema capitalistico, come si sia basato fin da subito sul tema della fiducia, sul fatto che nel momento in cui io ti consegno delle merci e io mi fido del fatto che tu mi pagherai, oppure per quel che riguarda l'ambito finanziario, l'ambito bancario, il fatto che io ti presto una somma, ma sapendo anche che mi fido che tu poi me la potrai restituire. In buona sostanza, che tu osserverai una sorta di fedeltà, rettitudine nel non tradirmi e nel non procurarmi danno. La fiducia, inoltre, dal mio punto di vista, è sicuramente un elemento di grande vantaggio nelle relazioni. Pensa per esempio a quanto un clima di fiducia instauri una facilità di comunicazione. Diciamo anche che è vero che una ottima comunicazione a sua volta può stimolare una fiducia, della fiducia tra delle persone. Per esempio, nel momento in cui ti fidi di qualcuno, è più facile capirlo nel momento in cui sentiamo di poter conoscere bene questa persona, anche se, prova a pensarci, non si è espressa chiaramente. Provo ad essere un po' più chiaro. Nel momento in cui pensiamo di conoscere una persona, pensiamo a un nostro caro amico, al nostro partner, al nostro figlio, è normale che nel momento in cui ci fidiamo di lui e c'è un tipo di relazione che è molto profonda, possiamo anche immediatamente comprendere quando c'è qualcosa che non funziona, e anche se questo qualcosa non è espresso chiaramente dalla persona. Ma perché? Perché di base ci fidiamo della persona. Al contrario, diventa difficile comprendere qualcuno se quel qualcuno non lo conosciamo e conseguentemente non ci fidiamo ancora a pieno di lui. Questo passaggio della conoscenza è fondamentale. Perché? Perché più io mi metto nella condizione e mi apro alla conoscenza, più difficilmente sarò diffidente. Perché? Perché la conoscenza mi porta appunto a fidarmi. Quindi, a prescindere dalle amicizie che ciascuno di noi ha, anche quando facciamo business, il fatto di saper comunicare meglio riesce concretamente e in maniera più rapida a fare in modo che le persone si possano fidare di noi. E nel caso della professione di consulente finanziario, visto che uno dei temi che viene trattato principalmente dal consulente è proprio il tema del denaro, tema che crea più passione nelle persone, ti ricordo che gli altri due temi sono i figli e la salute, che creano più emozioni, fibrillazione nelle persone, è evidente che se la fiducia viene accordata rapidamente da parte del cliente, nella relazione professionale tra appunto te e il tuo cliente, tutto comincerà sotto i migliori auspici e, a mio modo di vedere,
potrei anche con una certa ragionevole confidenza dire che la relazione comincerà ovviamente in discesa. Ma non dobbiamo dimenticarci che la fiducia ha anche dei risvolti economici non indifferenti. Siamo vicini alla data dell'11 di settembre. Tu ti ricorderai che cosa volesse dire quel giorno assistere i clienti nel momento in cui purtroppo le Twin Tower crollavano e con esse anche di fatto non solo i mercati, ma la sensazione di sicurezza che a livello mondiale si era riusciti a raggiungere. Mi ha molto colpito una ricerca fatta negli Stati Uniti dove di fatto misuravano i tempo per poter accedere ad un aeromobile prima dell'11 di settembre e il tempo utile e necessario per poter accedere ad un aeromobile dopo l'11 di settembre. Immagina che prima dell'11 di settembre ci voleva circa un'ora per poter accedere all'aeromobile. Oggi per i voli domestici negli Stati Uniti si è aggiunta una mezz'ora in più, quindi un'ora e mezza. E se tu ci pensi, questo abbassamento della fiducia indubbiamente sta procurando un danno, ma soprattutto un costo, ovvero la riduzione della velocità per accedere per esempio ad un aeromobile, ma anche un costo per il maggior personale e per le macchine volte appunto a garantire la sicurezza durante un volo. Quindi molto spesso noi diamo per scontata che la fiducia ci sia, ma molto spesso non siamo in grado di stabilire con una ragionevole certezza che tipo di impatto possa avere in maniera positiva, ma anche in maniera negativa. Positiva il fatto che vi sia fiducia, negativa il fatto che la fiducia manchi, e conseguentemente, mancando la fiducia, c'è bisogno chiaramente di potervi porre rimedio, fare particolare attenzione. Quando io penso ad esempio all'attività di un consulente finanziario e ragionando anche sul valore economico della sua attività, ritorno un poco ai miei studi durante il Master in Business Administration, dove nella lezione proprio di strategia, che per me è stata una delle lezioni più illuminanti dell'intero percorso che ho fatto, il docente ci parlò di una formula economica che era appunto questa: risultati uguale strategia per esecuzione. Se tu ci pensi, effettivamente è così. Se io voglio ottenere dei risultati, è sufficiente che io metta a punto una strategia e poi a quel punto la esegua. Il tipico esempio che mi viene da farti è per esempio il correre una maratona. Correre una maratona è il risultato che vogliamo ottenere, la strategia è il piano di allenamento che noi andremo ad identificare, che ci saremo dati. Ovviamente poi ci sarà un tema di esecuzione, perché è chiaro che bisognerà anche scaricare a terra le tante ore e i tanti chilometri per arrivare poi a quella prestanza fisica, a quella resistenza, a quella resilienza mentale che ci consentiranno poi di poter raggiungere appunto il traguardo della maratona e dei 42 chilometri erotti di cui appunto il percorso è rappresentato. E oggi va necessariamente introdotta a quella formula economica dei risultati, ovvero strategia per esecuzione, anche quella che è una variabile, che è appunto quella del trust, della fiducia, che se vista in senso negativo, ovvero una fiducia negativa, quindi una sfiducia, va intesa di fatto come una sorta di tassa che è presente in tutte quelle relazioni dove di fatto la fiducia è in declino. Quindi se si presenta in forma negativa, quindi in forma di sfiducia, di fatto dovremo necessariamente aumentare la nostra strategia, diversificare la nostra strategia o aumentare la nostra esecuzione per poter ottenere esattamente gli stessi risultati. L'esempio dell'accesso all'aeromobile è interessante. Nel momento in cui la fiducia è mancata, è chiaro che a quel punto
impatta in maniera negativa, ad esempio, sul risultato. Non sarò più in grado di poter ottenere un risultato, ovvero di accedere all'aeromobile entro un'ora, oppure se voglio accedere all'aeromobile entro un'ora dovrò pagare un supplemento che si chiama Fast Track, che mi consentirà per esempio di saltare la fila, proprio perché oggi rispetto a prima dell'11 di settembre il clima di fiducia relativamente all'accesso all'aeromobile è sicuramente peggiorato e questo implica di fatto un pagamento di tassa. Ma se noi volessimo vederla invece al contrario, nel momento in cui c'è fiducia, in un ipotetico mondo dei sogni dove non ci fosse, voglio dire, non ci fossero persone malintenzionate, beh, a quel punto il tema dei controlli potrebbe tranquillamente venire meno. In questo caso che cosa succede? La fiducia, nel momento in cui c'è, è come se pagasse un dividendo, ok? E nel momento in cui paga un dividendo, è chiaro che tutto diventa estremamente, estremamente vantaggioso. Quindi, riepilogando, la formula aggiornata in questo caso sarebbe appunto risultati uguale strategia per esecuzione per trust, dove trust andremo ad indicare il grado di fiducia che potrà essere in questo caso o positivo oppure negativo. Di questa formula ne parla in un bellissimo libro Stephen R. Covey, che è il figlio di Stephen Covey, il celebre autore del bellissimo libro Le sette regole per avere successo. Di questo libro ne ho già parlato in altre puntate del podcast, il titolo in inglese è Seven Habits of Highly Effective People, le sette abitudini delle persone veramente o altamente efficaci, e il titolo del libro è appunto La velocità della fiducia, The Speed of Trust. Tornando all'esempio dell'accesso ai voli, la sfiducia causata dall'11 settembre produce inevitabilmente un costo, dove appunto alla tassa sulla fiducia, dove questa tassa sulla fiducia si aggiunge e diventa di fatto ed è rappresentata dalla lentezza di poter volare, cioè di accedere appunto all'aeromobile. E quindi questo va di fatto a raccontare che cosa? Che più c'è diffidenza, più ci sono problemi, più avremo un costo rispetto a questa, diciamo, alle relazioni e ai rapporti. Allora Covey nel suo libro comincia proprio a costruire il suo ragionamento sul tema della fiducia, che peraltro ragionamento che mi sento di condividere pienamente, partendo da un soggetto. E sai chi è questo soggetto? Sei tu, ovvero noi stessi. Perché parte da se stessi? Perché coerentemente con ciò che scriveva il proprio padre nel libro appunto Le sette regole per avere successo, se vuoi in qualche modo cambiare l'ambiente circostante a te, l'unica chance che tu hai è quella prima di tutto di cambiare te, perché nel momento in cui cambi te, cambi atteggiamento, agisci comportamenti diversi, è evidente che a quel punto comincerai ad influenzare l'ambiente circostante. Invece in realtà l'errore che spesso viene fatto è: aspetto che cambi l'altra persona prima di cambiare il sottoscritto, ma probabilmente la persona farà esattamente lo stesso identico ragionamento, e quindi questo comporta che due persone magari preferiscono non dialogare attendendo il cambiamento dell'altro piuttosto che cambiare loro stesse, influenzando poi a loro volta il cambiamento della persona con cui hanno una relazione. E imparare a fidarsi di noi stessi, dice Covey, è di fatto il primo step per cominciare a fidarci degli altri. Tutto ciò attraverso un elemento essenziale che vado subito a mettere qui al centro della mia riflessione con te. Ed è la credibilità. Se infatti non puoi fidarti di te stesso, la domanda che sorge spontanea dopo è: ma come puoi riporre fiducia nel prossimo?
e la credibilità e la fiducia in se stessi è fortemente legata a un tema di autostima. Pertanto Covey dice: coltivare la propria autostima, farla crescere, è assolutamente fondamentale. Autostima che, ti ricordo, è come un geometra, non me ne vorranno eventualmente i geometri che fossero in ascolto, che costantemente misura se stessa, l'autostima misura se stessa, in modo tale da far sì che ogni volta noi ci possiamo sentire ok, oppure ci possiamo sentire assolutamente non presi in considerazione. L'autostima è fortemente condizionata, influenzata da due fattori: uno, i risultati; l'altro, le attestazioni di stima delle persone a cui noi teniamo particolarmente. E tanto è vero che i risultati sono uno degli elementi più importanti per poter riuscire ad ottenere anche un miglioramento della propria autostima. E il fatto di ottenere risultati, e di questo ne sarai ben consapevole perché svolgi un'attività che è essenzialmente basata sui risultati, che è appunto un'attività imprenditoriale, tu sai meglio di me quanto nel momento in cui uno sportivo riesce ad ottenere dei risultati, riesce ad ottenere una medaglia, e avrà una alta probabilità successivamente di poter conseguire la medaglia, non una certezza, un'alta probabilità, proprio perché il tema del sentirsi forte, di vedere che le cose girano, porteranno probabilmente ad avere egli stesso un atteggiamento che lo porterà e che lo predisporrà anche ad essere vittorioso. Tornando al tema dell'autostima e al coltivare l'autostima, Covey definisce quattro elementi sui quali lavorare e migliorare la fiducia in se stessi e la propria credibilità. Te li riporto tutti e quattro perché ritengo siano importantissimi anche nell'attività che tu vai svolgendo. Il primo elemento è l'integrità. L'integrità si accresce attraverso il prendersi degli impegni mantenendoli. È un tema di accountability, di affidabilità. È il fatto di metterci costantemente, ad esempio, alla prova nell'acquisire delle nuove abitudini. Magari abitudini che ci richiedono anche di uscire dalla nostra area di comfort. Abitudini che, se riusciamo a mantenere, inevitabilmente aumenteranno di molto il nostro senso di autostima. E con l'autostima è inevitabile che arrivino anche i risultati che ci siamo prefissati di ottenere proprio grazie a questo cambio di abitudini. Ma prova per esempio a pensare a quando hai la necessità di metterti a posto con il fisico, quindi metterti in dieta perché magari avrai la prova costume, ma più più in generale perché hai intenzione di ritornare, ad esempio, a stare bene. E inevitabilmente dovrai cominciare a fare dell'esercizio fisico, e se sei fermo da anni o non l'hai mai fatto, all'inizio sarà molto dura, ma vorrà dire introdurre una nuova abitudine che ti porterà all'inizio magari ad ottenere qualche timido risultato, ma poi questi risultati cominceranno a essere sempre più copiosi, ma perché tutto è dato fondamentalmente anche dalla costanza, dall'applicarsi costantemente. E a quel punto poi, nel momento in cui i risultati cominceranno a essere sempre più evidenti, ti sentirai ancora più confortato in ciò che stai facendo, ed ecco che entrerai in quel circolo virtuoso che ti porterà ad ottenere risultati, ad avere maggiore autostima, ad agire, ad ottenere nuovi risultati, autostima e via dicendo. Ciò vale per esempio anche nel momento in cui decidi di sviluppare delle nuove competenze. Nell'essere umano le competenze sono molto lente a modificarsi. Immagina che cosa vuol dire per esempio imparare una lingua straniera e riuscire a parlarla in maniera fluente. Qui ci vuole del tempo,
ma tutto è determinato, per esempio, dall'applicarsi e dall'applicarsi con costanza, oppure a leggere o a introdurre una sana abitudine che è quella di leggere con regolarità, ad esempio, dei libri. Tutte cose che magari prima non facevi, oppure facevi in maniera sporadica, senza regolarità, in maniera incidentale, ma che poi, man mano che comincerai a fare, cominceranno appunto a modificare di fatto il senso della tua autostima. Allora, questo, l'integrità, è sicuramente il primo passaggio importante che condivido e che Covey suggerisce di prestare attenzione appunto e di cominciare a modificare. Il secondo è l'intento, ovvero fare in modo che vi siano dei motivi e dei comportamenti positivi. Perché? Perché le motivazioni che ci spingono a fare o a non fare, di fatto sono tutte motivazioni intrinseche che abbiamo e sentiamo dentro. Per questo è molto importante ascoltarsi e farsi delle domande. Per esempio, quando sei di fronte ad un'altra persona e stai dialogando o addirittura discutendo con lei, prova a chiederti se le stai prestando ascolto sul serio o cercando di comprendere anche che cosa questa persona sta dicendo, oppure se in realtà la stai semplicemente solo ascoltando, prefigurando anche la risposta che vorrei darle per vincerla sul piano dialettico. Ecco, questi sono due elementi molto diversi nell'approcciare, per esempio, una persona. Il terzo elemento che cita Covey è rappresentato dalle capacità. Le capacità, ovviamente, a cui si riferisce Covey, sono capacità che siano in grado di poter evocare, ad esempio, della fiducia. Di solito sono tutte capacità legate ad apprendere, per esempio, nuove cose. Pensa, ad esempio, a come si potrà sentire un bambino nel momento in cui avrà cominciato ad imparare a suonare uno strumento. Ciò vuol dire che continuare ad imparare a migliorare le proprie competenze è un'altra delle vie più importanti per poter accrescere la propria autostima. Io stesso, mi sentirai e mi scuserai anche per questo, citare molto spesso la mia esperienza di studente al mio Master in Business Administration presso la Business School del QOA, e ti renderai conto, e mi sono reso conto immediatamente, chiedo scusa, di quanto abbia e sia stata determinante per me questo percorso di studi lungo 18 mesi, dove accrescendo le mie competenze mi sono sentito più forte, e questo ha migliorato indubbiamente la mia autostima e mi ha portato a decidere di fare anche il grande salto, lasciando una professione che sicuramente mi piaceva, che era quella di fare il manager di rete, che sicuramente era una professione che mi dava molte sicurezze anche dal punto di vista economico, ma nel momento in cui mi sono sentito confidente, dove le competenze erano tali per cui ho detto probabilmente sono disposto a rinunciare a un pezzo di quelle sicurezze, ma perché le sicurezze le riscontro all'interno del mio modo di essere e delle competenze che ho acquisito, a quel punto quella consapevolezza mi ha portato poi a fare il salto imprenditoriale, che è un salto assolutamente molto molto importante. È molto probabile che prima non avessi il coraggio sufficiente, o forse anche, non c'è niente di male in questo, ad avere quel livello di autostima adeguato che mi portasse poi in realtà a prendere una decisione così importante. Sono riuscito a prenderla proprio perché ad un certo punto mi sono sentito forte delle competenze che nel frattempo in 18 mesi avevo acquisito. Quindi una crescita lenta, costante delle competenze e quindi anche della propria capacità di leggere magari in maniera differente lo scenario, che mi ha portato poi a fare questo tipo di scelta. L'ultimo elemento è invece rappresentato dai risultati. Covey è molto chiaro su questo. Senza risultati c'è il rischio che la fiducia venga meno. Costruirsi, per esempio, una traccia, un track record dei nostri progressi, oppure delle azioni per cui ci siamo impegnati,
ci aiuta tantissimo a poter misurare i nostri progressi. Io penso alla enorme quantità di app che possiamo trovare sul telefonino che misurano, per esempio, a partire dai battiti cardiaci, a quanto corriamo nella nostra attività di jogging, oppure a quante volte facciamo la palestra. Sono tutte attività che ci consentono di fatto di misurarci e di misurare praticamente i progressi. E quando i progressi ci sono, è inevitabile, ma potrai confermarmelo anche tu, che il livello di fiducia in noi stessi non potrà che aumentare. E io stesso sto vedendo che tenere traccia, per esempio, delle attività è sicuramente un modo straordinario per ottenere risultati. Da alcuni trimestri, per esempio, utilizzo un'agenda che è prodotta da uno dei miei guru, Michael Hyatt, si chiama Full Focus Planner, e devo dirti che è un'agenda che letteralmente ha cambiato anche il mio modo di approcciare la quotidianità, perché una sezione di questa agenda, che peraltro dura un trimestre, quindi ogni trimestre sei costretto ad acquistare un'agenda nuova, e in questa agenda c'è proprio una parte che è interamente dedicata al tracking, cioè a tenere traccia delle azioni e delle abitudini che per noi in questo caso sono estremamente trasformative. Guarda, ti suggerisco veramente di procurartene una copia, perché per me è stata veramente uno strumento che mi ha consentito una trasformazione importante anche di mentalità. Allora, lavorando su questi quattro elementi, è inevitabile che la propria autostima aumenti. Aumentandola avremo maggiore fiducia in noi stessi e conseguentemente maggiore fiducia negli altri. Una volta fatto ciò, è chiaro che dovremo cominciare a migliorare il nostro modo di comunicare per poter a nostra volta ispirare fiducia agli altri. E qui Covey ci dà altri due suggerimenti importanti. Il primo: dire la verità. Lo so, talune volte potrebbe essere apparentemente più utile, perché ci può dare un vantaggio a breve omettere delle informazioni. In realtà, raccontare cose non vere solo per il gusto di compiacere chi si è di fronte non rende di fatto un grande servizio alla fiducia. Avere la reputazione di persone poco trasparenti o poco oneste non migliora certamente il processo di affidabilità. La seconda cosa che suggerisce Covey è appunto quella di dimostrare sincero interesse per gli altri. Quando la gente pensa che tu ti stai preoccupando veramente di loro, è meno probabile che creda che tu voglia truffarli o raggirarli, e inizierà a riporre la fiducia in te. Allora, come, per esempio, dimostrare sincero interesse? Beh, ad esempio ringraziando i clienti per la fiducia che ci hanno accordati. E magari un cliente che è con te da 10-15 anni, prova a chiamarlo una volta, e anziché fare la solita telefonata dove lo scopo principale è fissare l'appuntamento di assistenza, prova semplicemente a chiamarlo dicendogli: guardi, stavo notando che è da 15 anni che lei mi onora della sua fiducia, mi privilegia della sua fiducia, volevo semplicemente ringraziarla. Prova a pensare che tipo di impatto avrà nel cliente una telefonata così inaspettata, ma così bella fondamentalmente in termini di messaggio. Oppure scrivendogli un'email esattamente con lo stesso identico contenuto della telefonata, o scrivendogli un biglietto. Tutte cose che escono di fatto dalla consuetudine, dalla routine, ma che in realtà possono dimostrare sincero interesse per gli altri. Attenzione, non è piaggeria, non è ruffianeria, non è affettazione, è sincero interesse e sincero ringraziamento per la fiducia accordataci. Quando mi riferivo prima al passaggio sulla verità, sul dire la verità, dobbiamo solo fare una piccola attenzione alla eccessiva schiettezza. Andare a dire, per esempio, al vostro migliore amico che detestate la sua nuova fidanzata, per esempio, potrebbe rischiare di mettere inutilmente a dura prova
magari un rapporto consolidato, e da questo punto di vista sarebbe onestamente un vero peccato. Covey lancia un'altra immagine molto bella, che peraltro è ripresa dal libro del padre, ovvero quando agiamo meritando la fiducia è come se depositassimo in un conto cointestato tra noi e l'altra persona con la quale abbiamo la relazione una somma, ed è evidente che più noi continuiamo a lavorare sulla fiducia e ad accrescerla, più la somma continuerà a crescere. Differentemente, nel momento in cui noi lavoriamo invece in maniera contraria e negativa, ovvero sul fare dei prelievi di fiducia perché l'altra persona magari non si è comportata in modo tale da meritare la fiducia, è evidente che stiamo letteralmente andando a depauperare quello che è il valore depositato all'interno del conto fiduciario. Va da sé che un conto fiduciario, come avrei ben capito, dovrebbe sempre e solo avere un saldo positivo. Ogni impresa, compresa la tua, ha dei portatori di interesse, degli stakeholder che le si fanno intorno. Nel caso di un'impresa come quella del consulente finanziario, di fatto io ho individuato tre tipologie di stakeholder, di portatori di interessi. Gli stakeholder interni potrebbero essere le persone tue dipendenti, oppure le persone all'interno del tuo team, gli stessi tuoi colleghi di agenzia. Poi gli stakeholder esterni, il mercato, i clienti. Ed infine gli stakeholder sociali, che sono appunto rappresentati da tutti quei soggetti che interagiscono con te in quanto imprenditore a capo di un'impresa. Ora, per ciascuna tipologia di stakeholder vi sono comportamenti legati alla fiducia, comportamenti differenti, e pertanto proviamo un po' ad analizzarli. Allora, gli stakeholder interni debbono fidarsi di te attraverso una linearità di comportamenti che tu avrai adottato. Più lineari saranno i tuoi comportamenti, più le persone si fideranno di te e si fideranno reciprocamente. Ciò aumenterà di molto anche la velocità delle relazioni, ad esempio, tra i colleghi. E quando la velocità aumenta, questa poi si traduce in, di fatto, migliori risultati. E prova a pensare a quegli ambienti dove, per esempio, non vi è fiducia, dove l'ambiente è molto pesante perché l'atmosfera è pessima, e là ti renderai conto di quanto, per esempio, lo spogliatoio nel momento in cui è negativo porti di fatto a risultati assolutamente molto più modesti. Passando agli stakeholder esterni, mi riferisco praticamente al mercato e ai clienti, la reputazione è il vincolo più importante per far crescere la fiducia. Lavorare sulla propria reputation, sulla propria credibilità, deve quindi essere un must per tutti i consulenti finanziari. Di questo ne ho parlato ampiamente in alcune puntate precedenti di questo podcast. Ti invito per esempio ad andare ad ascoltare la puntata numero 43 intitolata La scrittura rende autorevoli, dove insieme per esempio a Nicola Foletti abbiamo affrontato il tema della scrittura e di quanto questa possa renderti autorevole agli occhi dei tuoi clienti, del mercato e dei clienti potenziali. Oppure c'è la puntata numero 32, perché è importante fare video marketing, dove insieme a Ivan Bottelli, che è il mio videomaker, abbiamo trattato il tema del fare i video e di come utilizzare il video come mezzo straordinario per costruire autorevolezza intorno alla propria persona. Od infine la puntata più recente, la numero 46, intitolata La formula del successo, costruisci la tua piattaforma, dove per esempio ho trattato il tema di avere una casa per i tuoi contenuti, dove i tuoi clienti e il mercato possano venire a verificare con mano la tua professionalità e pertanto la tua credibilità ed autorevolezza. Gli ultimi comportamenti da tenere relativamente agli stakeholder, che sono gli stakeholder sociali,
e in questo caso nei loro confronti la fiducia si sviluppa attraverso il dono. Sono molti consulenti finanziari che per esempio hanno deciso di sostenere progetti legati al cosiddetto terzo settore, all'associazionismo. Ecco, questo è un ottimo modo per poter sviluppare la fiducia nei confronti del contesto in cui si vive. E in caso la fiducia venisse persa, è perduta per sempre o può essere ripristinata? Anche qui Covey ci viene in aiuto, dicendoci che la fiducia può essere ripristinata. Come? Ovviamente attraverso l'impegno, ma anche attraverso l'estensione della cosiddetta, lui la definisce, fiducia intelligente. Che cos'è la fiducia intelligente? In cosa consiste la fiducia intelligente? Allora, la fiducia intelligente è un mix di diffidenza e ingenua credulità. È una sensazione intrinseca che gli altri sono generalmente degni di fiducia, ma attenzione, con uno sguardo attento alle possibili implicazioni della fiducia in qualcuno. Un esempio, per esempio, è dato dal tornare a fare affari con qualcuno che in precedenza, per esempio, ci ha tradito. Normalmente sarebbe giusto aspettarsi di potersi fidare di questa persona. E praticare la fiducia intelligente in questo caso significherebbe per noi che non ci fideremmo di questa persona a meno che di non essere sicuri che questa persona abbia imparato dai propri errori. Fino ad allora non avrebbe senso fidarsi completamente di una persona che ritroviamo sulla nostra strada ma che avevamo abbandonato appunto perché non ci fidavamo più, perché aveva tradito la nostra fiducia. Covey fa un bel esempio nel libro quando nel momento in cui il proprio figlio chiedeva a Covey di prestargli la macchina, Covey aveva detto ok, te la do, ma senza mai superare i limiti di velocità. Quindi attenzione, non voglio che assolutamente tu vada a superare i limiti di velocità. Nonostante la promessa che il ragazzo aveva fatto, il ragazzo stesso non l'aveva mantenuta e pertanto arriva a casa una bella multa. A quel punto che cosa fa il ragazzo per potersi riconquistare la fiducia? Semplicemente si è messo a lavorare duramente, a fare un sacco di lavoretti in casa per ripagare la multa. Ecco, in questo caso la fiducia intelligente dei genitori unita ad un altro elemento fondamentale per poter riconquistare la fiducia, la credibilità, ovvero il ragazzo ha dimostrato che attraverso il duro lavoro aveva capito fondamentalmente di avere sbagliato, hanno permesso di ripristinare la situazione ante il fattaccio. E questa è una cosa molto molto importante. Concludendo, la fiducia è un bene universale che può essere creato da ognuno di noi. La fiducia cambia tutto in meglio, accelerando le interazioni e riducendo i costi. Se ci comportiamo in modo da promuoverla, la fiducia, essa fiorirà e vedremo la differenza nelle nostre aziende e nelle nostre relazioni personali. Di questo io ne sono ampiamente convinto, ma devo dirti che ne ho riscontro quotidiano. Quanto ho voluto condividere con te in questa puntata dell'Imprendi Promotore Podcast, spero abbia potuto offrirti alcuni suggerimenti su come migliorare la tua autostima, condizione necessaria per poter avere fiducia in noi stessi e a nostra volta poter accordare fiducia agli altri. Credibilità e reputazione sono due degli ingredienti più importanti che un consulente finanziario deve mettere in campo per potersi meritare fiducia. Dare fiducia, ricevere fiducia è, a mio modo di vedere, la via per poter avere relazioni di qualità con gli altri, relazioni di business di qualità con tutti i portatori di interesse che ruotano intorno alla tua impresa. Mi farà molto piacere avere un tuo feedback sulla puntata.
Per potermi lasciare dei feedback puoi farlo direttamente andando sul blog dell'imprenditore dove è pubblicata questa puntata. Sarà un piacere poterli leggere. Oppure, in alternativa, scrivendomi o lasciandomi un vocale direttamente sull'applicazione Telegram scrivendomi a @EnricoFlorentino. Mi farà veramente piacere leggerti, ascoltarti e ovviamente risponderti. Prima di concludere questo episodio voglio proprio invitarti ad iscriverti al canale Telegram dell'imprenditore. Che cos'è il canale Telegram dell'imprenditore? Immagina di avere a disposizione un canale radio on demand con contenuti specifici che possono aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Ogni mattina, a partire dalle 7, puoi ascoltare un contenuto audio che ti offre dei consigli e suggerimenti per dare sprint al tuo business di consulente finanziario. Per unirti al canale è semplice, scrivi www.telegramimprendipromotore.it, ripeto www.telegramimprendipromotore.it e verrai ridiretto al canale. A quel punto clicca il tasto Unisciti o se hai la versione inglese di Telegram, clicca il tasto Join. Per oggi è tutto, io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Ciao, alla prossima puntata! Hai ascoltato l'imprenditore, strategie per far crescere il tuo business con Enrico Florentino. Per informazioni, domande e suggerimenti scrivi a info@imprendipromotore.it.